Grazie Presidente anche a lei per la brevità. Il mio Presidente, l'Avvocato Greco, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Grazie, rispetterò senz'altro l'invito a contenere qualche parola a questo mio intervento di saluto. Ringrazio Confindustria per aver scelto di affrontare questo tema importante, data la dimensione del fenomeno. Credo che i volumi, i valori dei patrimoni confiscati ormai abbiano assunto una dimensione tale da avere una rilevanza nell'economia della nostra regione. E quindi era veramente il momento, credo dopo 20 anni, 25 anni che si sono cominciati a confiscare i patrimoni, che si affrontasse questo tema. E ringrazio i magistrati che oggi scelgono di confrontarsi su questo tema. Perché, lo diceva il dottore Todaro e mi associo, non è una questione che concerne la sottrazione dei patrimoni alla criminalità organizzata di questi patrimoni illecitamente costruiti, è un tema che riguarda tanti aspetti, tra cui quello delle forniture, del personale. Veramente c'è da affrontare tantissime questioni sul tema. È anche quello che accennava Fabrizio Ischeri dei amministratori giudiziari. Probabilmente occorre una riflessione, occorre stimolare la costituzione di questo albo. Ma quello su cui vorrei, per qualche istante, garantisco, riflettere è il processo verso il recupero alla società di questi patrimoni illeciti che sono stati acquisiti dalla criminalità e che debbono tornare alla società civile e che invece troppo spesso rallentano il meccanismo di reimmissione di questa ricchezza che appartiene a tutti noi, perché a tutti noi è stata sottratta attraverso queste organizzazioni criminali, a tutti noi è stata sottratta e a tutti noi deve ritornare al più presto. Ecco, forse un percorso che bisogna cominciare, sul quale occorre riflettere un attimo, e senz'altro quest'oggi è un'occasione importante e utile, è quella del percorso per il ritorno alla società civile di tutti questi beni, di tutti questi patrimoni. Perché non credo che il rischio che è stato più volte evidenziato, ovvero sia che la criminalità si riappropri successivamente del patrimonio confiscato una volta che viene reimmesso nella società, possa costituire un ostacolo o debba costituire un ostacolo. Perché se così fosse, si dovrà reintervenire. E allora il meccanismo da affinare, la riflessione da fare riguarda questo percorso di accompagnamento della liquidazione o del ritorno nel circuito economico delle società. Su questo è opportuno, è indispensabile che la magistratura sia presente e che accompagni questo percorso, ma è un passaggio sul quale bisogna cominciare. Io ho esperienze professionali mie di controversie giudiziarie contro amministratori giudiziari per beni sottoposti che durano da oltre 20 anni. Né si può dire che non si può reimmettere nel circuito questo patrimonio perché ci sono le cause, quando le cause costituiscono spesso una ragione per prolungare le amministrazioni. Allora, 20 anni, 25 anni di giudizi che ostacolano la reintroduzione di questi beni nella società è qualcosa su cui occorre immediatamente intervenire. Su questo l'avvocatura, le professioni sono disponibilissime a confrontarsi, sono disponibilissime a dare il contributo intellettuale, professionale che noi possiamo dare e quindi spero che anche questo tema oggi venga affrontato e dibattuto, esprimendo la disponibilità dell'Ordine degli Avvocati a confrontarsi anche su questo tema. Grazie.